letto qualcosa su questo. Davvero ingegnoso. Attento. Attento, quel congegno vale $500,000. Parli come un vero uomo d'affari. Ma la domanda che dovresti fare adesso dovrebbe essere un'altra. È carico? Aspetta, 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 no, non farlo! Va bene, ok, ok. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Roland Flint. Ti ricordi di me molto bene. Allora sai quello che voglio. Sei tu quello che ha chiamato. Quindi non c'è nessun lavoro. Basta temporeggiare. Non ho la minima idea di dove sia. Sai, ho letto che questi cosi riescono a memorizzare un bel disegnino. No, no! Basta! Basta! Fermo! 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 Va bene, ora sta calmo. Non ti ucciderò. Ti farò solo saltare in aria pezzo per pezzo. Per favore. Ho una famiglia. Avevo anch'io una famiglia, pezzo di merda. D'accordo, d'accordo. Ehi, te lo dico. Fa presto. Te lo dico. Si sta spostando in questa catena di hotel che una volta utilizzava come copertura. Dammi un indirizzo. Non so dove si trova adesso, ma giovedì o venerdì sarà al Royal Grand. Mi stai mentendo. Ho capito. So che cosa fare. Ti prego. Bene. Che diavolo era quello? Che diavolo era cosa? Perché lo hai ucciso? A me serviva vivo. Avevo un piano e sarei venuto a dirtelo. Sarebbe corso da Polo a dirgli che aveva un'idea di chi avesse ucciso suo fratello e io lo avrei utilizzato per adescarlo. Perché non me l'hai detto? Perché era una nuova idea, d'accordo? Ci ho pensato al volo. Se vuoi un complice, devi imparare a comunicare un po' meglio. Per fortuna abbiamo un'informazione. Ti fidi di lui? Tanto quanto mi fido di te. Chiedo ai miei uomini di informarsi, ok? Sì, mentre fai questo, mi procuro la piantina del Royal Grand. Ci vediamo, mi raccomando. $500,000 per questo. Forse dovremmo prenderlo. Sarebbe comunque meglio farlo sembrare un furto. Non c'è qualcosa di più leggero? Thank you.